Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Evrenzo, Astellas Pharma S.p.A. Ultimo aggiornamento, 7 marzo 2022. Cos'è Evrenzo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Evrenzo durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Evrenzo? Evrenzo ha un farmaco a base del principio attivo roxadustat, appartenente alla categoria degli antianemici e nello specifico altri preparati antianemici. È commercializzato in Italia dall'azienda Astellas Pharma S.p.A. Evrenzo può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Evrenzo 100 mg 12x1 comprese rivestite con film, dose unitaria. Evrenzo 150 mg 12x1 comprese rivestite con film, dose unitaria. Evrenzo 20 mg 12x1 comprese rivestite con film, dose unitaria. Evrenzo 50 mg 12x1 comprese rivestite con film, dose unitaria. Evrenzo 70 mg 12x1 comprese rivestite con film, dose unitaria. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Astellas Pharma Europe BV. Concessionario: Astellas Pharma S.p.A. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe: CN. Principio attivo: roxadustat. Gruppo terapeutico: antianemici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Evrenzo è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica, MRC. Posologia: il trattamento con roxadustat deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione dell'anemia. Prima di iniziare la terapia con Evrenzo e quando si decide di aumentare la dose, si devono valutare tutte le altre cause di anemia. I sintomi e le conseguenze dell'anemia possono variare con l'età, il sesso e l'impatto generale della malattia. È necessaria una valutazione medica del decorso clinico e della condizione del singolo paziente. Oltre alla presenza di sintomi di anemia, nella valutazione del decorso clinico e della condizione del singolo paziente potrebbero essere rilevanti criteri quali la velocità di riduzione della concentrazione di emoglobina, HB, la precedente risposta a una terapia a base di ferro e l'eventuale necessità di una trasfusione di eritrociti, RBC. Posologia: la dose appropriata di roxadustat deve essere assunta per via orale 3 volte alla settimana e non in giorni consecutivi. La dose deve essere personalizzata per raggiungere e mantenere i livelli desiderati di HB di 10, 12 g/dL, come descritto di seguito. Il trattamento con roxadustat non deve essere continuato oltre le 24 settimane di terapia se non si ottiene un aumento clinicamente significativo dei livelli di HB. Prima di riprendere la somministrazione di Evrenzo, è necessario indagare e trattare le cause alternative di una risposta inadeguata. Dose iniziale all'avvio del trattamento. Prima di iniziare il trattamento, devono essere assicurate adeguate riserve di ferro. Pazienti non attualmente in trattamento con un agente stimolante l'eritropoiesi, ESA. Per i pazienti che iniziano il trattamento per l'anemia non precedentemente trattati con un ESA, la dose iniziale raccomandata di roxadustat è di 70 mg 3 volte alla settimana nei soggetti di peso inferiore a 100 kg e di 100 mg 3 volte alla settimana nei soggetti di peso pari o superiore a 100 kg. Pazienti che passano da un ESA a roxadustat. I pazienti attualmente in trattamento con un ESA possono passare a roxadustat. Tuttavia, la conversione di pazienti in dialisi altrimenti stabili grazie al trattamento con un ESA deve essere presa in considerazione solo in presenza di un valido motivo clinico, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. La conversione di pazienti non in dialisi altrimenti stabili grazie al trattamento con un ESA non è stata studiata. La decisione di trattare questi pazienti con roxadustat deve essere basata sul rapporto beneficio-rischio di ogni singolo paziente. La dose iniziale raccomandata di roxadustat è basata sulla dose media prescritta dell'ESA nelle 4 settimane precedenti la conversione, vedere tabella 1. La prima dose di roxadustat deve sostituire la dose successiva programmata dell'ESA attuale. Tabella 1.
Dosi iniziali di roxadustat, da assumere 3 volte alla settimana nei pazienti che passano da un'ESA roxadustat. Dose di darbepoetina alfa endovinosa o sottocutanea, microgrammi barra settimana. Dose di epoetina endovinosa o sottocutanea, UI barra settimana. Dose di metossipolietilen glicol epoetina beta endovinosa o sottocutanea, microgrammi barra mese. Dose di roxadustat, milligrammi 3 volte alla settimana. Meno di 25, meno di 5,000, meno di 80, 70, da 25 a meno di 40, da 5,000 fino a 8,000, da 80 fino a 120 inclusi, 100, da 40 fino a 80 inclusi, da pH di 8,000 fino a 16,000 incluse, da pH di 120 fino a 200 inclusi, 150, pH di 80, pH di 16,000, pH di 200, 200, ESA. Agente stimolante l'eritropoiesi, aggiustamento della dose e monitoraggio dell'HB. La dose di mantenimento personalizzata compresa tra 20 mg e 400 mg 3 volte alla settimana, vedere paragrafo dose massima raccomandata. I livelli di HB devono essere monitorati ogni 2 settimane fino al raggiungimento e alla stabilizzazione del livello desiderato di HB di 10, 12 g/dL, e successivamente ogni 4 settimane, o come clinicamente indicato. La dose di roxadustat può essere aggiustata gradualmente verso l'alto o verso il basso rispetto alla dose iniziale a partire da 4 settimane dopo l'inizio del trattamento, e successivamente ogni 4 settimane, fatta eccezione per l'eventualità in cui l'HB aumenti di pH di 2 g/dL, nel qual caso la dose dovrà essere ridotta immediatamente di un livello. Quando si aggiusta la dose di roxadustat, tenere conto del livello attuale di HB e della recente velocità di variazione del livello di HB nelle ultime 4 settimane e seguire i livelli di aggiustamento della dose secondo l'algoritmo di aggiustamento della dose descritto nella tabella 2. Gli aggiustamenti graduali della dose verso l'alto o verso il basso devono seguire la sequenza delle dosi disponibili. 20 mg, 40 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg, solo per i pazienti con MRC in dialisi. Tabella 2. Regole di aggiustamento della dose. Variazione dell'HB nelle precedenti 4 settimane 1. Livello attuale di HB, g/dL. Inferiore a 10,5, da 10,5 a 11,9, da 12,0 a 12,9, 13,0 superiore. Variazione del valore superiore a più 1,0 g/dL. Nessuna variazione. Ridurre la dose di un livello. Ridurre la dose di un livello. Sospendere la somministrazione, monitorare il livello di HB e riprendere la somministrazione quando l'HB è inferiore a 12,0 g/dL, a una dose ridotta di 2 livelli. Variazione del valore compreso tra meno 1,0 e più 1,0 g/dL. Aumentare la dose di un livello. Nessuna variazione. Ridurre la dose di un livello. Variazione del valore inferiore a meno 1,0 g/dL. Aumentare la dose di un livello. Aumentare la dose di un livello. Nessuna variazione. La dose di roxadustat non deve essere aggiustata con una frequenza superiore a una volta ogni 4 settimane, fatta eccezione per l'eventuale in cui l'HB aumenti di pH di 2 g/dL in qualsiasi momento in un periodo di 4 settimane, nel qual caso la dose deve essere ridotta immediatamente di un livello. 1. Variazione dell'emoglobina, HB, nelle ultime 4 settimane uguale, valore attuale di HB, a euro, valore precedente di HB ottenuto 4 settimane prima. Se dovesse essere necessaria un'ulteriore riduzione della dose in un paziente che assume già la dose minima, 20 mg 3 volte alla settimana, non ridurre la dose da 20 mg, spezzando la compressa, ma diminuire la frequenza di somministrazione a 2 volte alla settimana. Se dovesse essere necessaria un'ulteriore riduzione della dose, la frequenza di somministrazione può essere ulteriormente diminuita una volta alla settimana. Dose di mantenimento. Dopo la stabilizzazione ai livelli desiderati di HB compresi tra 10 e 12 g/dL, è necessario continuare a monitorare regolarmente i livelli di HB e a seguire le regole di aggiustamento della dose, vedere tabella 2. Pazienti che iniziano la dialisi mentre sono in trattamento con roxadustat non hanno necessario alcun particolare aggiustamento della dose. Per i pazienti con MRC che iniziano la dialisi mentre sono in trattamento con roxadustat, si devono seguire le normali regole di aggiustamento della dose, vedere tabella 2. Trattamento concomitante di roxadustat con induttori o inibitori. Quando si inizia o si interrompe il trattamento concomitante con forti inibitori, ad esempio Gemfibrozil, o induttori, ad esempio rifampicina, del CYP2C8, oppure con inibitori, ad esempio probenecid, di UGT1A9. Devono essere monitorati periodicamente i livelli di HB e seguite le regole di aggiustamento della dose, vedere tabella 2. Vedere anche paragrafi 4, 5 e 5, 2.
Dose massima raccomandata. I pazienti non in dialisi non devono superare una dose di roxadustato di 3 mg/kg di peso corporeo o 300 mg 3 volte alla settimana, a seconda di quale sia quella più bassa. I pazienti in dialisi non devono superare una dose di roxadustato di 3 mg/kg di peso corporeo o 400 mg 3 volte alla settimana, a seconda di quale sia quella più bassa. Dose dimenticata. Se viene dimenticata una dose e manca più di un giorno alla dose programmata successiva, la dose dimenticata deve essere assunta il prima possibile. Se manca un solo giorno o meno alla dose programmata successiva, non assumere la dose dimenticata e assumere la dose successiva nel giorno programmato successivo. In ciascuno dei due casi, deve essere successivamente ripreso lo schema di somministrazione abituale. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha necessario alcun aggiustamento della dose iniziale nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti con compromissione epatica. Non ha necessario alcun aggiustamento del livello della dose iniziale nei pazienti con compromissione epatica lieve, killed pub class, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Si raccomanda cautela quando si prescrive roxadustato a pazienti con compromissione epatica moderata. Quando si inizia il trattamento nei pazienti con compromissione epatica moderata, killed pub classe B, la dose iniziale deve essere ridotta della metà o portata a livello della dose più vicina alla metà della dose iniziale. Evrenzo non ha raccomandato per l'uso in pazienti con compromissione epatica severa, killed pub classe C, perché a copyright la sicurezza e l'efficacia non sono state valutate in questa popolazione, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di roxadustat nei pazienti pediatrici di età inferiore ai 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film di Evrenzo devono essere assunte per via orale con o senza cibo. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, rotte o frantumate vista l'assenza di dati clinici in queste condizioni, e per proteggere il nucleo fotosensibile della compressa dalla fotodegradazione. Le compresse devono essere assunte almeno un'ora dopo la somministrazione di leganti del fosfato, eccetto lantanio, o di altri medicinali contenenti cationi multivalenti quali calcio, ferro, magnesio o alluminio, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 2. Controindicazioni. Evrenzo ha controindicato nelle seguenti condizioni. Ipersensibilità al principio attivo, alle arachidi, alla soia o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rischio cardiovascolare e di mortalità. Sulla base dei dati del confronto diretto di entrambe le terapie, complessivamente è stato stimato che il rischio cardiovascolare e di mortalità del trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto di altri medicinali su roxadustat, leganti del fosfato e altri prodotti contenenti cationi multivalenti. La somministrazione concomitante di roxadustat con i leganti del fosfato sevelamer carbonato o acetato di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Evrenzo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Evrenzo durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza, donne in età fertile e contraccezione. I dati relativi all'uso di roxadustat in donne in gravidanza non esistono. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Roxadustat altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Durante il trattamento con Evrenzo sono state riportate crisi convulsive, vedere paragrafo 4, 4. Pertanto, occorre prestare cautela quando si guidano veicoli o si usano macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Evrenzo è stata valutata su 3.542 pazienti non dipendenti da dialisi, NDD, e su 3.353 pazienti dipendenti da dialisi, DD, con anemia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Singole dosi sovraterapeutiche di roxadustat di 5 mg/kg, fino a 510 mg, in soggetti sani sono state associate a un aumento transitorio della frequenza cardiaca, a un aumento della frequenza di dolore muscoloscheletrico da lieve a moderato, a cefalea, a tachicardia sinusale, e meno comunemente, a pressione arteriosa bassa. Nessuno di questi effetti è stato grave.
Il sovradosaggio di roxadustat può aumentare i livelli di HB al di sopra del livello desiderato, 10-12 g/dL, che deve essere gestito con l'interruzione o la riduzione del dosaggio di roxadustat, vedere paragrafo 4.2, e con un attento monitoraggio e con un trattamento come clinicamente indicato. Roxadustat e i suoi metaboliti non vengono eliminati in modo significativo dall'emodialisi, vedere paragrafo 5.2. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Preparati antianemici, altri preparati antianemici, codice ATC B03-305. Meccanismo d'azione. Roxadustat ha un inibitore della prolilidrossilasi del fattore inducibile da ipossia, IFPHI. L'attività degli enzimi IFPH controlla i proprietà farmacocinetiche. L'esposizione plasmatica di roxadustat, area sotto la curva concentrazione plasmatica del farmaco barra tempo AUC e le concentrazioni plasmatiche massime Cmax, a proporzionale alla dose all'interno dell'intervallo della dose terapeutica raccomandata. In dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità a dose ripetuta. Nello studio a dosi ripetute intermittenti di 26 settimane condotto in ratti Sprague e Davray Fisher, roxadustat circa 4-6 volte la UC totale la dose, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina e 460 i, cross-carmellosa sodica e 468 povidone e 1201 magnesio stearato e 470 b, rivestimento con film alcol polivinilico e 1203 talco e 553 b macrogol e 1521 lacca di alluminio. Fonte foglietto illustrativo AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.